Buonasera a questa straordinaria diretta durante la settimana di Liberi TV. Io sono Gianni Colacione e parliamo in collegamento, abbiamo qui ospite Paolo Izzo, parliamo delle elezioni amministrative a Roma. Paolo Izzo è un candidato radicale nel primo municipio di Roma e sui municipi sono diciamo delle circoscrizioni territoriali più ristrette rispetto ovviamente al comune. Un ente territoriale, così possiamo chiamarlo, istituito se non sbaglio verso la fine degli anni 70, e a Roma appunto e nelle città più grandi ovviamente si eleggono i consigli dei municipi e i presidenti appunto dei municipi. Abbiamo avuto il 26 e 27 maggio il primo turno appunto di queste elezioni comunali, di queste amministrative, e appunto siccome appunto non c'è stato soprattutto per il sindaco nessuno che abbia raggiunto il 51%, i primi due che sono arrivati e che sono appunto Ignazio Marino e il sindaco uscente Gianni Alemanno, poi si sfideranno nel secondo turno che sarà appunto il sabato 1 e scusate, sabato 8 e domenica 9, no, domenica 9 e lunedì 10, chiedo scusa. E ovviamente ci saranno, ovviamente sono in sospeso anche gli esiti per quanto riguarda i municipi. Allora, con Paolo Izzo parliamo un pochino di questo, parliamo anche un po' dei tempi, visto che i radicali sono sempre mobilitati, un pochino per cercare di verificare rispetto della legalità e per quanto riguarda le elezioni penso che sia il momento un po' la cartina al tornasole di tutta questa vicenda. E gli chiediamo un pochino cosa sa, come stanno andando, perché poi questi scrutini sono ancora, lo spoglio è ancora in corso per quanto riguarda i municipi, come stanno andando le cose, se ha appunto qualcosa da raccontarci in questo senso. A te la parola, Paolo. Ciao Gianni, grazie a Liberi TV. Sì, cose da raccontare tantissime. Siamo comunque, abbiamo oltrepassato una settimana dal voto. Siamo all'ottavo giorno di attesa di qualche risultato ufficiale, nel senso che comunque non c'è stata nessuna ufficialità in nessun tipo di risultati. Per ora noi sappiamo soltanto che ci sarà un ballottaggio tra Alemanno e Marino. Io tra l'altro faccio parte, sono candidato nella lista civica a sostegno di Marino sindaco. Mi sono dimenticato di dirlo, hai ragione. Non ci sono risultati ufficiali, nel sito del Comune di Roma ci sono ancora dati ufficiosi riguardanti le preferenze che sono state espresse per i consiglieri comunali, anche lì non c'è stata ancora data nessuna ufficialità di questa cosa. Per quanto riguarda i municipi siamo in alto mare però. Allora tu fai bene a richiamare la legalità, ma io penso che sia il caso di soffermarsi sul fatto che in questo momento, proprio probabilmente per il rispetto della legalità, si stanno accumulando questi ritardi. Nel senso che se c'è stato qualcosa che non è andata, cioè è avvenuto all'interno delle sezioni elettorali. È da lì che sono arrivate le problematiche relative a tantissimi verbali che sono giunti all'ufficio elettorale centrale e in copia alla ex Fiera di Roma, dove c'è in realtà la digitalizzazione di questi dati, arrivati scritti male, sono arrivati addirittura in bianco, e questo ha messo in serie difficoltà la Corte d'Appello, che è l'organo preposto alla vidimazione ufficiale di questi dati. Ora noi ci troviamo di fronte a un'imbarazzante situazione per cui addirittura, senza ironia direi, ci siamo espressi due giorni fa con un comunicato che poi è stato ripreso oggi dal Messaggero e ieri da Repubblica, in cui siamo arrivati a chiedere l'intervento dell'OSCE e delle nazioni dei caschi blu dell'ONU. Voglio dire, ci sono strutturalmente dei problemi ambientali anche in questa città, per cui in un seggio non si riesce a fare uno scrutinio lineare, pulito, veloce, che consenta poi un unico altro passaggio, che è quello della vidimazione, cioè della certificazione da parte dell'ufficio elettorale, quindi della Corte d'Appello. Non si riesce a fare questo passaggio, e i passaggi diventano 3, 4, 5, per cui per interi giorni si susseguono soltanto voci su quanti sono le preferenze di ciascuno, perché magari qualche rappresentante di lista era lì presente fisicamente e riusciva a fare a dare un minimo di attenzione a quali erano le preferenze espresse. Poi non si capisce perché
e questo semmai ci torniamo dopo, alcuni presidenti di sezione non siano riusciti a fornire nel tempo necessario e dovuto questi verbali corretti. Sono due le cose fondamentali: ci sono troppi passaggi di mano, troppi incasellamenti da fare per ogni preferenza, troppi conteggi uno dietro l'altro. Se vuoi poi approfondiamo questi aspetti e quali sono le nostre idee. Sì, no, senz'altro approfondiamo. Volevo farti una domanda proprio relativamente a questo. Pensi che, perché siccome ce ne siamo occupati in un editoriale in modo abbastanza critico, pensi che la cosa sia stata aggravata anche dalle preferenze introdotte di genere? Ricordiamo che si potevano introdurre delle preferenze di genere, genere diverso, e se erano lo stesso genere la seconda doveva essere annullata. Ecco, pensi che la cosa abbia un pochino contribuito a rendere complicata tutta quanta la vicenda? Beh, ci sono vari elementi. La questione di genere, anche dal punto di vista politico, è una cosa che secondo me andrebbe sotto a monte. Cioè, voglio dire, sono le candidature che semmai possono essere fatte, e sarebbero gli stessi partiti a doversi fare carico di questo. Voglio dire, nei radicali ci sono tantissime donne, e quindi sarebbe automatica una candidatura di donne. La votazione fatta in questo modo, certo, ha creato anche ulteriori problematiche, ma ne ha create allo stesso modo il voto disgiunto, per esempio. C'è un plico così, io l'ho visto nelle sezioni elettorali, un plico in cui ci sono disegnate, proprio come in un libro per bambini, possibilità di voto che erano previste in questa tornata elettorale, per cui se la X veniva fatta sul nome del sindaco, però poi uno poteva scegliere un'altra lista, semmai la preferenza metterla un'altra lista ancora, si creava un tale giro di nomi e di simboli e di cose che lo stesso conteggio risultava ovviamente difficile. Anche io ho assistito ad alcuni spogli proprio in diretta. Vedevi cose tipo che prima mettevano le crocette su un pezzo di carta, poi queste crocette diventavano voti, allora prima di trascriverle sul verbale ne facevano un'altra copia su un quadernetto perché così potevano contare. È chiaro che qualunque distinzione è stata fatta, i candidati erano tantissimi anche qui, quindi per preferenza di genere, voto disgiunto, un lenzuolo vero e proprio di liste e di candidati, è chiaro che questo ha messo in crisi probabilmente gli scrutatori, però voglio dire, non è una cosa che non si sapeva. Allora al seggio sono arrivate delle schede che nessuno aveva mai visto, c'è stata prima di tutto un'informazione, si sapeva che la situazione era questa, si faceva un minimo di formazione perché non venissero fuori queste problematiche gravissime che poi, voglio dire, i presidenti di seggio e di sezione rischiano anche da un punto di vista penale. Una delle nostre proposte è quella intanto di fare in modo che al ballottaggio le persone che abbiano avuto grossi problemi, come ce ne sono stati in varie sezioni, non siano di nuovo presidenti di sezione e di nuovo facciano questo stesso lavoro procrastinando questa elezione. Voglio dire, ormai in Italia siamo abituati a non avere governi, siamo mesi senza governi, anche la città di Roma ci aspetta una cosa di questo tipo se non la risolviamo in tempi rapidi. E quindi Paolo, facendo un attimo un po' un paragone, parlavamo appunto della rapidità, che poi insomma è una cosa importante nel resto dei paesi europei, un pochino è anche una cosa abbastanza un tema radicale. I meccanismi di voto sono come sono, insomma, europei e anche altrove. Guarda, un'altra delle nostre proposte è quella dell'informatizzazione del voto, cioè lo diciamo da tanto tempo, il passaggio dovrebbe essere molto più semplice, digitale, informatico, insomma, un programma ben strutturato, ben protetto da tutti gli eventuali attacchi degli hacker, eccetera, potrebbe consentire una cosa in diretta, anche seguire lo spoglio in diretta, dovrebbe essere una cosa lecita e consentita a gente che ne ha diritto, perché qui non si tratta soltanto di avere i voti noi candidati, non è soltanto che noi abbiamo fatto un esame e allora abbiamo i voti, e il problema è che qua in ballo ci sono milioni di cittadini, perché a Roma ci sono più di 2 milioni di abitanti, gente che aspetta di sapere che cosa ha prodotto il suo diritto di voto, e questo diritto di voto viene messo in discussione nel momento in cui non è garantita né a questo punto la legalità a monte, né la trasparenza in un secondo momento, perché se fate conto che
non c'è nemmeno, non ci sarà nemmeno ufficialmente un sito internet del comune adibito alle preferenze municipali, già questo la dice lunga. Non c'è una messa online dei dati che stanno venendo fuori adesso, iniziano a venire fuori adesso, su, per quanto riguarda le preferenze dei municipi. Quindi anche questa è una cosa, messa online, informatizzazione del voto e cambio al vertice di quelli che sono i presidenti che non hanno saputo fare il loro lavoro e quindi ora di fronte al ballottaggio potrebbero commettere gli stessi errori. Queste sono le nostre tre idee nell'immediato. Poi voglio dire, qualche tempo fa mi ha intervistato una ragazza olandese perché mi ha trovato per strada a raccogliere firme per l'eutanasia legale, mi ha detto: ma che ci fate voi per strada a raccogliere le firme? Perché dove dovremmo stare a raccoglierle? E noi facciamo tutto online. Cioè, in altri paesi ovviamente questa situazione è gestita in questo modo, ma per quanto riguarda il referendum e per quanto riguarda le elezioni, se noi siamo a livello di alcuni stati africani che intanto anzi ci superano pure, e dove in realtà vengono mandati gli osservatori dell'ONU, certo, perché ci sono anche questioni di violenze eccetera, ma per garantire che durante il primo scrutinio, cioè la prima vera scrematura di quelle che sono le preferenze dei cittadini, ci sia un controllo serio, è lì che va garantita quel segno di matita che domani speriamo che sia un cliccare su uno schermo, deve essere tutelato in tutti i modi, e poi i passaggi successivi meno ne sono meglio è, ovviamente. Peraltro Paolo, oggi in notizia abbiamo Francesco De Salazar che ci ricorda, ci riporta come nome, anzi come cognome, a scenari novecenteschi, diciamo di che insomma scarsamente preferibili, insomma non c'è nostalgia, insomma è un candidato che ha avuto appunto il colpo di genio, insomma è riuscito a essere eletto, se non sbaglio, in due liste al Consiglio Comunale, due liste peraltro avversarie, quindi abbiamo avuto anche questa cosa che insomma da un punto di vista democratico è un punto abbastanza strano. Sì, è stato eletto in tutte e due. E un'altra cosa che ti volevo chiedere, tu appunto accennai al fatto di questa scheda, no? Che può sembrare, diciamo, gigantesca, soprattutto per il Consiglio Comunale, era una scheda che era lunga quasi 1,20 m, che può l'originalità, insomma l'unicità può rimanere nell'ambito, diciamo, del pittoresco, però in realtà io mi sono accorto andando a votare come elettore che non entrava neanche nella cabina elettorale, non si poteva aprire tutta, quindi obiettivamente voglio dire, o uno già sa dove cercare, dove andare, oppure insomma per aprirla tutta è anche quella una difficoltà che inficia un po' anche il consapevole e il libero esercizio del diritto di voto, non credi? Assolutamente sì. Devo dirti che appunto anch'io mi sono dovuto mettere in diagonale nel seggio per poter addirittura mettere la croce sulla matita. È una cosa sostanziale, secondo me. Da cittadini, il momento in cui noi esercitiamo un diritto, lo facciamo con una sorta di sacralità, cioè noi stiamo là attenti che magari c'è questa scheda lunghissima e non la cerchiamo di non stropicciarla nemmeno per paura che questo possa inficiare il nostro voto. Abbiamo un'attenzione proprio sacra nei confronti del diritto, della democrazia, e poi è lì che dovrebbe scattare una cosa che somiglia almeno alla nostra attenzione. Se invece poi vediamo che questo nostro voto, una volta piegato con attenzione anche lì, perché era difficile anche piegarla questa scheda elettorale, perché poi se no se si apriva veniva annullato il voto, cioè il rispetto almeno di quello che noi ci mettiamo come impegno, perché il nostro voto è un impegno verso una persona che abbiamo pensato di votare, verso noi stessi perché riteniamo che loro faranno meglio di altri, verso lo Stato stesso, in questo caso il Comune, il Municipio, ma pure se fosse il condominio, voglio dire, siamo lì chiamati a svolgere il nostro ruolo di cittadini e veniamo rispettati almeno in conseguenza di questo. Sulla questione di Salazar, che giustamente appunto anche lì, dove è iniziata, dove è finita la trasparenza nel momento in cui si raccoglievano le firme per i vari candidati, poi senza nemmeno incrociare, nemmeno sapere. Allora i nostri voti da cittadini vengono controllati 100 volte e magari pure incasellati male, e quindi si creeranno 1000 problematiche, però quando si tratta poi di metterli nelle liste, penso anche alla candidatura di Alfonso Marra, no? Che ha avuto
11 liste a sostegno. Nel giro di pochissimo lui ha raccolto qualcosa come 11.000 firme per avere in questo lenzuolo di scheda le 11 liste centrali, per cui uno apriva la scheda e trovava tutte le liste a sostegno di Marra. Anche questa è una cosa che andrebbe in qualche modo studiata per capire cosa c'è che non va a monte del momento stesso del voto e quindi poi delle elezioni di chi che sia. Sì, penso che avevamo 19 candidati, cosa che mi sembra a memoria mia, almeno, non, vabbè che ho scarsa memoria, però mi sembra che insomma non sia mai accaduto, 19 candidati di sindaci, insomma sono veramente una cosa esorbitante. Senti Paolo, diremo poi ovviamente in modo riepilogativo chi sono i candidati radicali, dove e come, però volevo chiederti un'altra cosa, un altro dei presidi di democrazia che vengono offerti ai cittadini per la trasparenza in queste occasioni, cioè in quelle delle elezioni, è il fatto di poter assistere agli spogli, cioè gli iscritti a quella sezione elettorale possono assistere agli spogli, credo insieme ai candidati e ai rappresentanti di lista. Ecco, per quanto riguarda le elezioni appunto dei municipi e quelle dei consiglieri comunali, è rispettata, è possibile questa cosa o ci sono differenze? Guarda, intanto c'è un aspetto nuovo in queste elezioni, in questi spogli, che hanno concentrato tutti i municipi e il consiglio comunale in un unico luogo, mentre fino alle elezioni passate ciascun municipio si occupava dello scrutinio e della digitalizzazione dei suoi votanti. Quindi questo ha creato ulteriori problemi, perché noi siamo stati per assistere appunto da cittadini ma anche da candidati, perché poi c'è anche differenza, perché fino a un certo punto sono ammessi i candidati, ma poi nel momento di massima tensione, in cui c'era tantissima gente, arrivava la polizia municipale, sgombrava il campo perché diceva siete troppi, i candidati fuori, rimangono solo i rappresentanti di lista. I rappresentanti di lista che però sono le stesse persone che semmai erano al seggio, quindi non c'è anche lì una verifica incrociata. Cioè, mentre i verificatori ufficiali cambiano e quindi c'è un passaggio di mano in mano, quelli che dovrebbero controllare i verificatori sono sempre gli stessi poi in fondo, quindi, e loro poi devono fare più o meno un quadro per tutti gli altri, e nel mio caso per esempio siamo a livello che chi ha raccolto i dati mi aveva dato un certo numero di preferenze, dai dati ufficiali, più o meno ufficiali, che sono stati letti ieri da un magistrato della Corte d'Appello, risulta averne il doppio, insomma, quindi voglio dire, anche là assistere allo scrutinio non è un segno di trasparenza e di legalità, cioè insomma non è detto che quello che tiri fuori dal primo scrutinio sia poi quello che realmente è valido all'ultimo momento. Io questo mi chiederò insomma un domani che cosa succederà se hanno sbagliato a incasellare tutto e a me sono arrivati meno o più voti rispetto a un altro. Questa è una cosa che ci dobbiamo affidare a quelli che sono gli organi, come sempre abbiamo fatto, insomma, istituzionali. Sì, questo insomma. Quindi la centralizzazione ha creato un ulteriore disagio, c'era gente una sull'altra, persone una sull'altra che assistevano a questi spogli. Ovviamente nemmeno le persone che lavorano bene in queste condizioni, perché con tutta la gente addosso, sbagliare anche a mettere le preferenze un attimo nel momento in cui tu le devi inserire. Prima addirittura c'erano casi in cui il municipio predisponeva uno spazio abbastanza ampio, che ne so, la palestra di una scuola, si metteva un palco su cui si sedevano gli scrutatori e con un microfono, a beneficio di tutta una specie di pubblico che si formava al di là di una transenna, dava i dati uno per uno, e poi semmai, ecco, da quel momento il passaggio dovrebbe essere di digitalizzarli immediatamente, in modo tale che chi non voglia andare a assistere a questa specie di vendita pubblica di una notizia lo possa fare da casa o dal lavoro, quando può farlo, insomma. Questa è la cosa, questa è la novità. No, quindi. Ma anche perché sono, diciamo, queste qua per i municipi sono delle elezioni all'interno del comune, quindi locali, no? Quindi avrebbe un senso che come si vota appunto localmente, anche lo spoglio avvenga localmente, affinché chi abita ovviamente in zona, appartiene a quel municipio, possa
qualora possibile, fino a dove consentito, partecipare, non che debba andare in un altro posto, insomma. Certo, poi in un posto che non è attrezzato per affrontare questa cosa, perché l'ex Fiera di Roma sono locali quasi in abbandono, ieri andavo con un computer, quindi hanno dovuto trasferire tutti i verbali da un'altra parte, ci sono questi mucchi di verbali che passano da una parte all'altra, anche in condizioni, insomma, di, non lo so, io sono stato anche in paesi difficili, in viaggio, eccetera, ho visto le lezioni come si tenevano lì, ho visto che appunto c'era un'attenzione particolare proprio in questi passaggi qua, perché è lì che può succedere di tutto, adesso senza voler fare i complottisti, però è chiaro che più spostamenti ci sono di tutto un materiale così delicato come questa, la democrazia votata, la democrazia scritta, voglio dire, meglio evitarli tutti questi passaggi qua. Nel momento in cui si finisce lo scrutinio e gli scrutatori finalmente hanno verbalizzato, hanno detto questi sono i verbali pronti, eccetera, la mattina, l'indomani, si va nel posto scelto nel municipio, chiunque voglia va ad assistere, tutelando appunto la distanza tra chi deve fare un lavoro e chi invece deve soltanto sapere se è andata a buon fine il proprio voto, insomma, questa è la cosa che uno si auspicherebbe. Senti Paolo, facciamo una panoramica sui candidati radicali. Noi eravamo 7 in tutto, ovviamente il nostro leader Riccardo Maggi era il candidato al Consiglio Comunale, e quindi nella rosa sempre della lista civica Marino Sindaco, e è andato pure molto bene Riccardo, diciamolo, insomma, poi adesso aspettiamo soprattutto il ballottaggio e facciamo ovviamente il tifo per Marino nel nostro caso. Poi c'ero io al primo municipio, questo cosiddetto parlamentino, lo chiamano così perché racchiude un po' tutto il primo municipio, dalla Camera al Senato, al carcere Regina Coeli, che insomma sono tutte cose un po' anche vicine psicologicamente, ci sono altre situazioni, ovviamente l'hanno reso persino confinante con il Vaticano, che è pure un'altra struttura che insomma chiamare di potere è anche troppo poco. E quindi insomma sì, giustamente nel parlamentino io avrò difficoltà, insomma, ecco, non sarò eletto da eretico in questo parlamentino così istituzionalizzato. Nel secondo municipio c'è Alessandro Capriccioli, e anche lui, parliamo sempre della lista civica Marino Sindaco, ovviamente. Alessandro Capriccioli, blogger, anche un tipo paraben conosciutissimo ormai, poteva anche essere votato con questo nome. Al terzo c'è il carissimo Leonardo Molinari, che è uno studente molto in gamba, anche lui è andato bene, siamo andati tutti bene, devo dire, nella totale assenza di informazione che contraddistingue le candidature radicali, ma i radicali in genere, direi che abbiamo conseguito tutti degli ottimi risultati. C'era Davide Tutino, anche lui è andato molto bene nel settimo municipio, e Demetrio Bacaro nel nono, e avevamo Franco Giacomelli nel decimo municipio, che è Ostia. Tutti noi insomma ci siamo battuti per tutto il tempo con i nostri strumenti, che sono appunto la battaglia radicale fatta per strada, sui referendum, portavamo avanti i discorsi di Roma libera tutti, che è il proseguimento di Roma si muove, questo era il nostro programma elettorale, nonché l'idea che finalmente Radicali Maggi, per esempio, possa essere all'interno delle istituzioni, quando già da fuori ha fatto mille cose, dall'anagrafe degli eletti a tutte le delibere che non sono state discusse, ma che finalmente potranno essere discusse nel rispetto della legge. Voglio dire, questo comune che ha cacciato Maggi, che era semplicemente spettatore, si rivedrà, spero, ma di entrare dalla porta principale e dire scusate, vi siete dimenticati, io potevo anche essere eletto. E questo per dire, piccola nota sul comune, se andate sul sito del comune, i municipi in cui noi siamo candidati non sono ancora stati aggiornati, quindi si parla ancora di municipi vecchi, quindi proprio lo spregio nei confronti del cittadino elettore che dice vabbè. Sì, spieghiamo, c'è stato un accorpamento territoriale, erano molti di più prima, sembrano più di 20, adesso sono stati accorpati e sono ovviamente 20, però ancora là se si va si può trovare. Appunto, eravamo arrivati a dire che la questione che riguarda in realtà
questa scarsa attenzione nei confronti del cittadino che doveva andare a votare dovrebbe intanto ricadere sull'amministrazione che c'è stata fino adesso. Insomma, è inutile nascondersi che qua, dal momento in cui ci si candida pensando di essere di nuovo vincitori di una situazione come se niente fosse, in realtà per questa città è abbastanza, insomma, un atto di presunzione quasi, se vogliamo parlare fuori dalla politica, poi dal punto di vista politico anche un atto di conservatorismo abbastanza severo. Lo spregio del cittadino, anche questa cosa di cui stiamo parlando, cioè vuol dire, sembra che il voto non serva a nessuno, non è un diritto esprimibile con l'attenzione che c'era forse un tempo. I tantissimi candidati denotano anche una specie di qualunquismo nei confronti della politica, tra un po' ci candideremo tutti perché tutti riterremo che l'unico a fare qualcosa di buono è uno di noi. Purtroppo non è così, dobbiamo uscire forse anche da questa antipolitica, secondo me, alla fine, e riacquistare la bellezza della politica. Lo stesso Marino ha fatto una campagna elettorale molto interessante, molto importante, eccetera, però già il punto di partenza del non è politica significava un'esigenza di dire: va bene, noi con la politica sporca non c'entriamo, noi vogliamo rinnovare tutto. Tutto giustamente, cambiamo tutto, però ritorniamo alla politica, a farla veramente in modo tale che poi il cittadino capisca che il cittadino, parlo di noi, cioè noi stessi lo siamo, anche se ci andiamo a finire candidati, però ecco, abbia la soddisfazione di quella che è un'attesa nei confronti dell'istituzione, che insomma, che continua a rispettarla perché è rispettabile l'istituzione stessa. Paolo, siamo, io penso, in conclusione. Se tu non hai altro da aggiungere, vorrei andare a fare un attimo di trasmissione di servizio, dire oggi adesso ai coloro che andranno a votare, si troveranno quante schede, non come dovranno votare, ma insomma tecnicamente quali saranno appunto le schede che riceveranno, per cercare di agevolarli nelle difficoltà che possono incontrare. Beh, in questo caso non dovrebbero incontrare difficoltà né gli elettori né gli scrutatori, speriamo bene, nel momento in cui sono sempre le parti del municipio, tranne uno in cui c'è stata già l'elezione diretta di una presidente del municipio, una donna del PD, e in tutti gli altri municipi ci saranno di nuovo due schede, di nuovo probabilmente azzurra e rosa, una per il sindaco, una per il presidente del municipio, però ecco, i nomi saranno due su una scheda e due sull'altra, cioè i due che hanno ricevuto maggiori voti. Nel caso del sindaco ovviamente sarà in tutta la città Ignazio Marino contro Gianni Alemanno, e invece municipio per municipio, per quanto mi riguarda, la presidente Alfonsi è candidata, Sabrina Alfonsi, e poi c'è il concorrente che ha preso più voti, insomma. E questo è quanto, ecco, diciamolo, perché magari le persone non sanno che oltre al ballottaggio tra il sindaco uscente, speriamo davvero uscente, ma si può fare un po' di campagna elettorale lo stesso, perché non siamo nel silenzio stampa, certo. E invece quello candidato a essere del centrosinistra, appoggiato da noi, c'è ulteriormente da fare, anche da dare il voto al presidente, uno dei due presidenti che sono arrivati appunto al ballottaggio, perché non hanno superato il 50% dei voti nella prima tornata. Perfetto, Paolo. Se non c'è altro, io chiuderei qui, così poi appunto abbiamo registrato questo video e lo facciamo circolare. Ti ringraziamo ovviamente di questa di essere appunto venuti sugli schermi di Libri TV. Ovviamente ci riserviamo, anzi, e mi sembra abbastanza presi, come abbiamo cercato di promuovere, vorremmo poi dopo seguire, poi dopo, per gli esiti e commentare gli esiti, diciamo a voce, certo, ferme, insomma. Verso Natale, quindi senz'altro verso Natale, ti rinviteremo. Verso Natale magari ci sentiamo allora per i risultati definitivi. Speriamo di fare prima che scada la sindacatura. Ecco, infatti, rimaniamo in attesa fervida e fremente, però sì, ecco, ci riaggiorniamo presto, si spera, per i risultati. Grazie a voi, a te Gianni, grazie ancora Paolo, e ringraziamo e salutiamo anche tutti gli altri candidati radicali. Grazie ancora, restituisco la linea a Donato Volpicella.